Attenzione, attenzione. Vi comunichiamo una triste e dolorosa notizia. In Burundi, nella parrocchia di Buyengero, in diocesi di Bururi, questa notte sono stati assassinati i nostri confratelli padre Ottorino Maule e padre Aldo Marchiol, assieme alla collaboratrice laica Katina Guber. Attenzione, attenzione. La mattina del 1 ottobre 1995 questa tragica notizia viene diramata via etere in tutte le missioni saveriane del Burundi e dello Zaire, suscitando ovunque grande emozione e sgomento. Dopo l'urto psicologico di questo messaggio così scioccante, prendiamo coscienza che il Signore, in questo anno centenario della nostra fondazione, ha voluto farci un dono inestimabile, il martirio di questi confratelli caduti sul fronte del martoriato Burundi. Un forte richiamo alla radicalità evangelica della nostra vita missionaria. Santifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Nella nostra casa regionale, situata nel cuore della capitale burundese, c'è un insolito movimento stamattina. Da tutti gli angoli del Burundi, come pure dal vicino Zaire, sono confluiti numerosi missionari, religiosi e religiose, i sacerdoti Fidei Donum e i volontari laici. Tutti si affrettano per essere puntuali al rendezvous fissato per le 7:30 davanti alla sede dell'ambasciata belga. Da qui dovrà formarsi il corteo di macchine che salirà a Buyengero, dove verrà celebrato il servizio liturgico per le esequie e la sepoltura dei tre missionari martiri. Numerosa è la rappresentanza diplomatica. Sono presenti gli ambasciatori di Italia, Francia, Belgio e Germania, gli incaricati di affari del Vaticano e degli Stati Uniti e l'inviato speciale del segretario dell'ONU. Alle 8 in punto, sotto la sorveglianza degli agenti della sicurezza belga, comincia a snodarsi la lunga carovana di macchine diretta a Buyengero. Un viaggio di un centinaio di chilometri verso sud, tra le verdi colline del Burundi. Di tanto in tanto si intravedono pattuglie di militari e si notano i segni eloquenti della guerra che sta devastando il paese. Contemplando questi paesaggi così pacati e pittoreschi, chi potrebbe immaginare la tragedia e la lenta agonia che sta vivendo questo popolo? Padre Battista, al volante della nostra macchina, ci riporta alla cruda realtà dei fatti, raccontandoci uno dei tragici avvenimenti recenti. Cioè, quando hanno sparato tutti in Italia due lunghi sbaglianti, pensando che fossero colpi di notte e l'ho attraversato il campo, non sarei facile riconoscere. C'è stata una sparatoria, quando si sono accorti hanno inventato la storia degli Asayan, che sono stati attaccati. Sono da buttare la colpa sui sì, sì, per la gara, no? Per tirare Santi Greta, la gara. E da lì poi hanno rastrellato un po' di gente, messo in quel bar, erano 15, sparato via. Erano stati due colpi. Ma nessuno si sono salvati perché i colpi di ghiaccio sono caduti su di loro. Uno li ha portato alla missione che sono. Imbocchiamo l'ultimo polveroso tratto di strada e comincia già a intravedersi la stupenda chiesa della parrocchia di Buyengero, appena costruita dal padre Ottorino. All'arrivo sull'ampio piazzale antistante la chiesa c'è una folla silenziosa controllata da un largo dispiegamento di militari armati.
Non c'è tempo da perdere. Sono già le 10 e il suono delle campane invita tutti a entrare in chiesa, dove tra poco avrà inizio la celebrazione liturgica. La chiesa è già piena di gente, commossa e silenziosa, venuta a dare l'estremo saluto ai loro missionari. Intanto ecco che arriva anche il capo dello Stato, il presidente Silvestre Ntipatungagna. Si ferma un istante per porgere le sue sincere condoglianze a padre Modesto, superiore regionale dei padri saveriani. Poi entra in chiesa tra il mormorio spontaneo ed ammirato dei fedeli. Prende posto in prima fila nell'ala riservata alle autorità davanti ai numerosi membri del corpo diplomatico. Tutto è pronto. La celebrazione inizia con la lunga processione dei sacerdoti concelebranti, preti burundesi del clero diocesano, padri saveriani confratelli dei missionari uccisi, sacerdoti missionari Fidei Donum e altri missionari e religiosi di diverse congregazioni. Presiede la concelebrazione Monsignor Ruhuna, arcivescovo di Gitega, assistito da altri due vescovi, Monsignor Terere, vescovo di Muyinga, e Monsignor Nduhirubusa, vescovo di Ruhigi. Il vescovo di Bururi, Monsignor Bududira, assente per viaggio, è rappresentato dal suo vicario generale e il nunzio apostolico, anche lui assente, è rappresentato dal suo segretario. Cari fratelli, coloro che avevano ucciso Gesù sulla croce, guardandolo dopo la sua morte, hanno esclamato: «Costui era veramente il Figlio di Dio. Abbiamo ucciso il Santo di Dio». Riconoscendo il male compiuto, sono tornati a casa col cuore contrito, chiedendo perdono. Questi apostoli del Signore hanno offerto la loro vita per il Burundi. Quando è iniziata la guerra, avrebbero potuto tornarsene nel loro paese. Invece hanno preferito star qui, a condividere le nostre sofferenze. Hanno accettato di donare la loro vita per il Burundi, perché sparisca il male, l'odio e la violenza. Cerchiamo di prendere coscienza davanti a Dio che anche noi siamo tutti peccatori e colpevoli e domandiamo umilmente perdono. Bye.
Il Papa ha tenuto ad essere presente tra di noi. Il segretario del Nunzio Apostolico legge davanti all'Assemblea dei Fedeli il messaggio inviato dal Santo Padre. Avendo appreso con vivo dolore la notizia dell'assassinio a Buienghero del padre Ottorino Mauri, del padre Aldo Marchioli e della signora Katina Guber, il Santo Padre tiene ad esprimere la sua profonda emozione e a porgere le condoglianze a tutti coloro che soffrono per la loro morte brutale. Prega con fervore perché Dio accolga i defunti nel suo regno di amore e di pace e perché il loro eroico sacrificio possa ottenere che il paese dove sono stati servitori del Vangelo sappia ricostruire una società riconciliata e fraterna. Di tutto cuore, come pegno di conforto morale, il Papa invia la sua apostolica benedizione a tutte le persone radunate per le esequie e a tutti gli amici dei missionari scomparsi. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ti preghiamo per i tuoi servi, padre Ottorino, padre Aldo e Katina, che sono stati fedeli al tuo amore. Dona loro la felicità eterna e nel giorno della manifestazione gloriosa di Cristo rendili partecipi del tuo regno eterno. Giunti al luogo detto Golgota, diedero da bere a Gesù del vino mescolato a fiele. Quando lo ebbero crocifisso, si spartirono le sue vesti. Sopra il suo capo posero scritta la causa della sua condanna. Questi è Gesù, il re dei Giudei. Molti lo ingiuriavano. Se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Ha salvato gli altri, salvi ora se stesso. Ha confidato in Dio, lo liberi ora, poiché diceva, sono figlio di Dio. Verso l'ora nona, Gesù esclamò a gran voce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Poi emesso un forte grido, rese lo spirito. Allora la terra tremò, le pietre si spaccarono, le tombe si aprirono e il velo del Tempio si squarciò in due parti. Il centurione e i soldati che facevano la guardia, vedendo tutto questo, con grande timore esclamarono, costui era veramente il figlio di Dio. Miei cari fratelli, nel Vangelo della Passione di Cristo abbiamo sentito il centurione confessare apertamente,
costui era veramente il figlio di Dio. Oggi, alla sequela di Cristo, sono già 12 sacerdoti recentemente uccisi che hanno offerto l'estrema testimonianza del loro sangue per il Burundi. Fratelli, avete udito nella prima lettura l'invito di San Paolo che fa eco alla parola di Gesù nel Vangelo di Luca. Benedite, non maledite. Considerando l'assassinio dei padri Ottorini e Aldo e di Catina, si è potuto rilevare che gli assassini hanno sparato loro alla testa mentre erano in posizione genuflessa. Li avevano obbligati ad inginocchiarsi per umiliarli. Non pensavano che era invece una posizione di preghiera e di perdono per loro, gli assassini, perché possano un giorno capire il male fatto e ritrovare la via del ritorno al rispetto di Dio e della persona umana. Come Cristo sulla croce, quella croce posta sulla loro bara, hanno detto: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. D'altra parte, Dio, Padre di misericordia, ci dice: non vendicatevi voi stessi, lasciate ciò alla mia collera. La ricompensa e la punizione sono mie. È vero, Dio difende i suoi. Dio difende i poveri, i piccoli. Difende i suoi profeti. Anche se la radio ha potuto dar voce a delle calunnie colossali, non si può ingannare Dio, non si può prendersi gioco di Dio. Dice un proverbio Kirundi: Dio si vendica in silenzio. E ancora in Kirundi ci si consola dicendo: le menzogne durano un istante, non un anno intero. Presto o tardi la verità verrà alla luce. Ma c'è chi ha paura della verità. Noi chiediamo con forza che sia fatta un'inchiesta, ma non sappiamo se anche stavolta avrà luogo o no, perché se qualcuno osa parlare rischia la morte. In tutti i casi sappiamo con certezza che Dio la sua inchiesta l'ha già fatta e quella è sicura. La mamma del padre Torino è ancora viva. Dei suoi 8 figli, 4 sono suore e 2 sacerdoti. Ella perdona a coloro che hanno massacrato suo figlio. Le famiglie di padre Aldo e di Catina avevano chiesto che le salme fossero trasportate in Italia. Noi abbiamo insistito perché restino qui. Hanno accettato e noi li ringraziamo. Tutti e 3 dunque resteranno qui. Sono i nostri martiri. Sono una ricchezza donata da Dio. Assieme a tanti altri costituiscono una folla di santi il cui grido sale a Dio. Grido che anche noi vogliamo ascoltare. Il loro messaggio è questo: la vittoria sarà dell'amore, non dell'odio. La vittoria è della fraternità, non della discordia né della divisione. La vittoria è di Cristo, non del diavolo né degli assassini. Non lasciamo che questo sangue sia stato versato invano. Mettiamolo nel calice di Cristo, assieme al suo sangue, perché rinnovi in noi la speranza e ci porti la pace. Le vibranti e coraggiose parole di Padre Modesto hanno espresso il senso profondo di questo sacrificio eucaristico. È l'offerta del martirio di questi 3 missionari, testimoni della verità e dell'amore di Cristo,
quell'amore che infrange ogni barriera e suscita nei cuori sentimenti di fraternità. Come Cristo hanno accettato di vivere questa testimonianza dell'amore fino alle sue estreme conseguenze, dare la vita. Questo è il calice del mio sangue, il sangue dell'alleanza, versato per voi e per tutti gli uomini in remissione dei peccati. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, salga a te, Dio Padre Onnipotente, ogni onore e gloria per la salvezza che tu continui a offrire all'umanità. E a noi, poveri uomini sballottati dai flutti dell'odio e della violenza, dona un cuore capace di misericordia e di perdono. Sostienici nell'ora della tentazione e liberaci dal potere del maligno. Cari fratelli, la pace sia con voi. Quella pace di cui questo paese, devastato da tanti odi e da tante violenze, ha tanto bisogno. Sorgente della vera pace è solo Cristo, da cui imploriamo umilmente la capacità di vincere il male con la forza dell'amore. Ma la forza dell'amore potrà un giorno infrangere l'intransigenza di un potere militare che pretende di tenerne sottomesso col terrore delle armi tutto un popolo? Questa è la grande sfida della Chiesa e di tutti gli uomini di buona volontà che non mancano in questo martoriato paese. Tra questi c'è il Presidente della Repubblica. Nel 93, durante il colpo di Stato militare in cui furono assassinati il neoeletto Presidente Melchior Dandaye, assieme ad altri suoi compagni di lotta politica, fu assassinata anche la moglie. Ma resta tenacemente convinto che l'unica via da seguire sia quella della riconciliazione. Sono venuto tra di voi per portarvi conforto, per unirmi al cordoglio delle famiglie e degli amici dei missionari uccisi, per partecipare al lutto di tutti i fedeli della parrocchia di Buyenghero. Questi missionari si dedicavano da anni al bene di questa parrocchia
e del nostro paese. In essi avete perduto delle persone che amavate molto e che lavoravano per il vostro bene spirituale e materiale. Sono venuto per unirmi a tutti voi e offrire a Dio il sacrificio di questi apostoli. Vorrei dire a voi e alle loro famiglie: coraggio! La Chiesa del Burundi è nella sofferenza. Ha già perso 12 sacerdoti ammazzati. Coloro che hanno assassinato questi missionari è gente che rifiuta la parola di Dio. Basta vedere il modo in cui hanno minuziosamente preparato ed eseguito l'assassinio di questi ministri di Dio. Tutti ora, le famiglie, la parrocchia, la chiesa, il paese, hanno diritto di sapere chi sono gli assassini, perché possano essere puniti e, prendendo coscienza del male fatto, possano ravvedersi. L'unico motivo che sta alla base di questo assassinio è che questi missionari erano operatori di verità e di giustizia. Il Burundi è affetto da una grave malattia, l'ipocrisia, che cerca di nascondere la verità. In Burundi chi opera per la verità e la giustizia viene eliminato, ma la verità non può essere soppressa. Alla fine la verità prevarrà sulla menzogna. La vittoria del male è effimera, mentre il trionfo del bene sarà definitivo. Dobbiamo togliere dentro ai Burundi questo cuore perverso. E dobbiamo continuare ad impegnarci e a lottare per la salvezza del nostro paese. Al popolo italiano che ci ha inviato questi benefattori, alle loro famiglie e a tutti i loro amici, esprimiamo ancora una volta, di tutto cuore, le nostre più sentite condoglianze. Non ho altre parole da aggiungere a quelle già dette dal Presidente. Vorrei solo esprimere le mie condoglianze alla Chiesa Cattolica, perché le trasmetta alle famiglie delle vittime e al popolo italiano. Avete sentito tutto quello che questi missionari hanno fatto? Non possiamo che ringraziarli di tutto questo. Qui da noi molti Hutu vogliono la pace, molti Tutsi vogliono la pace, c'è un diffuso desiderio di pace. La nostra regione è sempre stata una regione calma, anche da quando è iniziata la guerra nel 93. Non ci sono stati gravi disordini qui da noi. Nonostante ciò, dobbiamo constatare che anche qui non mancano quelli che uccidono, ma coloro che hanno commesso questo assassinio hanno sì eliminato chi cercava la pace, ma non hanno ottenuto di poterla impedire. Hanno solo commesso un peccato contro Dio e contro gli uomini. Che nessuno pensi che qui nel Buyengoro non c'è la pace. Queste uccisioni sono solo frutto di gelosia e di vendetta. Questi padri percorrevano le colline esortando la gente a non lasciarsi andare alla violenza. Domandiamo loro che ci aiutino a perdonare. A nome della diocesi di Bururi, ringrazio tutti voi che siete venuti per condividere la sofferenza di questo triste avvenimento. Vedere qui davanti a noi tante personalità per noi è un sollievo, non era mai capitato. E questa folta assemblea dimostra chiaramente che questi defunti erano persone molto amate. Il male spesso irrompe bruscamente e distrugge tutto in fretta, mentre invece il bene si manifesta e progredisce lentamente.
Ringrazio di cuore tutti voi che siete presenti e tutte le personalità di diverso grado che sono venute a partecipare a questo lutto. Grazie infinite. Contiamo molto su di voi. Sosteneteci e aiutateci nell'opera di pacificazione. Terminati i discorsi ufficiali, il vicario generale della diocesi di Bururi procede alla recita della preghiera di esequie e alla benedizione dei feretri. Poi, trasportate a braccia da un nugolo di confratelli e amici, le bare dei tre martiri sfilano in mezzo alla chiesa tra due ali di folla commossa verso il luogo della sepoltura. Il percorso è breve, ma la commozione di tutti è intensa. Le tre tombe sono state preparate da padre Bepi, una a fianco dell'altra, vicino alla facciata della chiesa, ai piedi del campanile. Il suono delle campane sarà ogni giorno la voce che terrà viva nella mente di tutti il ricordo della loro testimonianza e sarà un invito eloquente all'impegno coraggioso per la verità e la giustizia. La prima bara ad essere calata nella tomba è quella di padre Aldo Marchiol, missionario friulano di 65 anni, di cui una quindicina passati in Burundi. Segue quella di padre Ottorino Maule, missionario vicentino di 53 anni, al suo secondo periodo di servizio missionario in Burundi. Sulle bare di questi due missionari viene posta la stola sacerdotale. La bara di Katina Gubert, collaboratrice missionaria di 74 anni, anch'essa in Burundi per la seconda volta, è l'ultima a scendere nella tomba. A benedire le tombe sfilano per primi i confratelli missionari. Seguono il Presidente della Repubblica, il Ministro della Difesa dell'attuale governo, e un alto ufficiale dell'esercito burundese. Poi è la volta dei rappresentanti del corpo diplomatico. E del rappresentante del contingente militare dell'ONU.
La terra di Buienghero sende a ricoprire le tombe di questi apostoli. Se il grano di frumento caduto in terra non muore, va perduto, ha detto Gesù. Ma se muore, porta molto frutto. Il frutto desiderato e atteso da tutto il popolo burundese è la pace, la fine dell'odio e l'avvento della riconciliazione. Giorno, Dio solo sa se vicino o lontano, i dirigenti del popolo burundese faranno con sincera riconoscenza quel gesto di omaggio che ora questo alto esponente del governo, scortato dal potere militare, sta probabilmente compiendo solo per salvare le apparenze. Guardando quelle tre croci piantate per terra, riviene per un istante alla mente la cruda realtà del loro martirio. Gli assassini li hanno uccisi qui, nella sala di soggiorno della canonica di Buienghero, poco dopo il tramonto. Erano circa le ore 19, l'ora della cena. I loro corpi senza vita saranno ritrovati la mattina dopo, riversi in una chiazza di sangue. Padre Aldo era il primo lì, Vittorino così, e la cartina qui, e tutti sono cascati in stessa maniera, tutti in avanti. Tutti con la faccia per terra, tutti. Dove gli hanno sparato? Testa tutti, tranne la cartina che avevano anche due cuore. La cartina due, uno qua. Sei tu che l'hai trovato? Sì, l'ho trovato perché la mattina mi ha risalito una donna. Mi ha detto, ah no, ho risalito ieri sera, te dispari, gli italiani devono essere tutti morti. Vado subito a vedere, ho detto io, e se non ti vanno a fare male. E tu l'ho preso l'uomo, che era il nostro veglier, e siamo venuti insieme e tutti erano qui. Per te. Sì, erano tu sei. Sei tu che l'hai coperto? No, non sono io, non l'ho coperto. Chi l'ha coperto? Non so, io credevo che ero io. Non ho allinato, e ho chiamato Marconia e nessuno ne quello che è colmo, hanno detto a lei la gente soltanto al mattino. Dunque nessuna cartina. E l'amministratore ha saputo questo alle 11, 4 ore dopo. E hanno detto che sono tre morti, non hanno detto che sono i padri. Non hanno detto che sono i padri. Ma lui ha chiesto, sono i padri. E lui ha chiesto i padri, dice, davanti, non si fa. Chi ha, chi? L'amministratore comunale. Chi? Comunità. Ma questo tragico ricordo si illumina di speranza. Sì, queste tre croci resteranno soprattutto un luminoso segno di speranza rivolto verso il cielo e proiettato verso il futuro. Un giorno, dopo tanti anni di lutti e di sofferenze, la lieta realtà di un Burundi riconciliato sarà stata frutto anche del sacrificio di questi martiri.